Ciao ragazzi! Oggi abbiamo provato per la prima volta gli Hama Beans. Questo l'ha fatto Daniel, questo l'abbiamo fatto io e Alissa. E adesso li andiamo a passare sotto il ferro da stiro per vedere come vengono. Sì, perché poi si appiattiscono e li puoi prendere e giocarci. Sì, si formano proprio delle piccole sculture. Dai, andiamo a vedere se il ferro è caldo e proviamo. Eccola, è scappata. Ok, ci mettiamo la carta forno e via! Sai che l'avevo già visto questo e lo volevo tanto e alla fine l'hai comprato! Eh sì, veramente ce l'avevo da tanto tempo e stavo aspettando il momento giusto per farvelo fare. Aspetta che scotta! Ma secondo me è venuto bene l'unicorno, infatti. Guarda! Ok, adesso tocca alla pozione di Minecraft fatta da Daniel. Ecco qui la pozione fatta da Daniel. A me piace. Anche a me. Andiamo a creare qualcos'altro? Sì! Cosa fai? Un cuore. Che bello, possiamo crearci i nostri giocattoli. Infatti ne sto facendo un altro per poi giocarci. Io farei un amichetto a questo unicorno, sennò si sente solo. Ma adesso faccio un cuore così, faccio finta che riesci. Tagliamo il tappino. Vabbè, questo tavolo è un casino, ragazzi, non fateci caso. Comunque questo gioco è bellissimo, cioè sono semplicemente tipo delle perline di plastica che vanno incastrate dentro queste basi per formare delle figure. Dopo con il ferro da stiro ci si passa sopra, si sciolgono, si attaccano tra loro e si formano dei disegni. Sì, è vero. Qui volendo ci sono anche queste basi che si possono mettere dietro e seguendo i colori si può fare facilmente il risultato, insomma. Qua per esempio, se io lo metto così, posso fare questa stella tutta intrecciata. Adesso ci provo. Mi sta avvenendo bene. Il tuo cuoricino? Ma come lo stai facendo? Tutto una cosa da una parte e una dall'altra. Ma non si fa così. Io stavo lasciando andare. Vabbè, lasciamo perdere. Daniel, tu che stai facendo adesso? Una spada di Minecraft. Lascio perdere. Wow! Lascio perdere, non lo faccio così. Aspetta, io ci voglio provare con la pinzetta. Allora, praticamente, se io prendo questo così con la pinzetta, e dopo lo vado a inserire qui, però... Ah, mi è caduto. Ok, effettivamente con la pinzetta è molto preciso. Non è vero. Mamma, mi sta venendo il cuore! Sì? Lo fai tutto colorato? Sì! Finito! Lo vado a fissare! Poi portacelo qua, ok? Certo! Oppure potrebbe anche essere per finta la sua base! È vero! Vabbè, comunque lo vado a fissare, spero di non farlo cadere mentre vado giù. Ti piace? Non me lo rompere, grazie. Eccola, bella. Ti piace, Bia? Attenta che scotta ancora. Pronto, Daniel, a vedere il risultato? Sì. Ta-da! Attento perché scotta ancora, maneggiare con cautela. E questa invece è la mia stellina ninja, però molto fashion. Il shuriken del flag. Vediamo un po'. Oh, funziona. E tu il tuo cuoricino, Alissa? Ma siamo ancora a questo punto? Qui perdiamo tempo, unicornina. Ti sa piace di Diamond Bibs? Sì. E allora ne compriamo altri, io voglio altri colori. Ci manca il marrone, il rosso, l'arancione e poi che manca? Il verde scuro. Vero. Insomma, mancano un po' di colori perché altrimenti alcune cose non le possiamo fare. Il rosa, chiaro, per fare la pelle anche. No, per fare la pelle. Ah, quello proprio questo. Sì, quello lì manca. Vabbè, comunque come prima prova, secondo me siamo stati bravi. Tu che dici?
Sì. Abbiamo fatto un sacco di cose carine. Soprattutto il mio preferito però è questo unicorno. Il più piccolino e il più carino che l'ha scelto Alissa. A non farmi del male. Dammi subito la pozione, così guarisco. Grazie. Dammi subito. Qua! L'ho preso in pieno. Ragazzi, sono un mito. Ah, mi hai colpito. No, no ragazzi, no. Ah, addio. Addio, amici, addio. Ha ha ha.